il risultato è la conseguenza di una rota due volte, no? Eccezionale nel primo tempo, inesistente nella difesa. Inesistente non direi. Diciamo non, che non è più riuscito a, a proporsi. Io ho perso il conto delle occasioni a 9. Poi nel secondo tempo, clamoroso, i due piatti mancati da Solalini, da Prinati, da prima da Piccelli e poi da, da Prinati, i ragazzi hanno dato tutto, cioè non mi sento assolutamente di dire che Nardò era inesistente. Nardò c'era, Capri se c'era. La squadra avversaria si è, non ha fatto un tiro in porta. Se voi ricordate un tiro in porta, io non lo ricordo. Su un fallo laterale purtroppo hanno trovato questo rimpallo, perché non è stato nemmeno un tiro, e la palla ha steccato pure, quindi l'amarezza è stato il fatto che le occasioni sono state veramente tante. Un terzo delle occasioni avremmo vinto 4-0 e avremmo concesso pure l'1 per la bandiera, va bene, non ci sta. Ma adesso trovare un capro espiatorio alla prima di campionato. Lo stiamo riconoscendo perché il tempo è stato giocato a grandissimi livelli, no? Quindi magari la sorpresa è perché, non dico, è ovvio che non ci si poteva riproporre a quei ritmi anche nella ripresa, però a parte i due piatti cui lei faceva riferimento, per il resto poi non siamo più. Ma la reazione del Metaponto è stata anche logica. Una squadra che non ha niente da perdere si è buttata in avanti per fare confusione. Io non ho visto trame di gioco, ho visto solamente dei duelli con il nuovo entrato Grano, e quindi non ho visto il Nardò soffrire. Diciamo che il Nardò a un certo punto, il Nardò come tutte le squadre in questo momento del campionato, non ha 90 minuti, come non ce li hanno nemmeno l'occhio. Il primo tempo non esisteva, quindi voglio dire, erano in 11, quindi sono soddisfatto per i ragazzi perché hanno veramente dato molto, si sono battuti, e credo che la vittoria ci è mancato di un soffio. Se questo sarà il motivo, diciamo, la musica di quest'anno, mi lascia fiducioso. Vabbè, questo abbiamo già detto, che atleticamente Nardò nel finale è calato contro una squadra in 10 uomini, sembrava che le gambe e Nardò ormai non girassero più a dovere. Ma noi abbiamo avuto, cioè, in finale è stato sempre a spegnersi praticamente, ci siamo spenti. Purtroppo questa è una conseguenza del gioco prodotto che avrebbe dato, ritorno a dire, tanti gol, io non ricordo una partita con tante occasioni, davvero, non ma da un bel pezzo, ma in tutte le squadre in cui ho avuto il piacere di allenare. Noi al primo tempo eravamo preoccupati, tutti preoccupati perché la legge del calcio purtroppo ha delle leggi, si sbaglia troppo, alla fine può pagare, con un mezzo tiro succede. Dobbiamo ancora fare quadrato, questo significa che è un campionato duro, che nessuno ci venga a galerare niente, non ci potremo concedere nemmeno una pausa, perché metteremo la testa nel terreno e sappiamo che dobbiamo lottare. E da ora in avanti non abbiamo un'alternativa. Questi tre punti ci avrebbero fatto veramente tanto comodo per via del gap iniziale di 4 punti. Ma se Nardò è questo, insomma. Forse con l'uscita di Colpicelli, voglio dire Alex, effettivamente siamo arretrati un po' perché non avevamo un uomo di ruolo in quel momento da poter... Nara si è fatto male, abbiamo visto pure... Sì, quindi... un contrasto si è fatto male, quindi noi l'abbiamo perso anche noi l'uomo. Ma ci ha dato tante belle giocate, pure è stato presente, molto brillante, un centrocampo che ha reagito, è ripartito e ha contrastato. Non vedo qualcosa di negativo, vedo molto positivo, ma la sfortuna oggi ha voluto che dividevamo i punti con le... Diciamo che un po' ha giocato pure la giovane età degli attaccanti.
Peccato, perché Orlando meritava qualcosa di più. Orlando, Corvino, Volpicelli, le occasioni le hanno avute, sì, però sì, ci è sembrato che un po' di cattiveria, un po' di decisione sottoposta. Beh, questo altrimenti non stavamo a parlare di questo, sì, stavamo a parlare di altre cose. E questi, la squadra che abbiamo incontrato è una squadra comunque ferrata, fatta di uomini importanti. Abbiamo visto una squadra che comunque si è battuta, ma in realtà non ha rotto nulla. L'esperienza conta poco, diciamo che avremmo dovuto solo finalizzare l'enorme quantità di palle che abbiamo. Io in confronto pure domenica ho una crescita del Nardò addirittura, torno a dire, se il Nardò è questo qui sono sereno, vado a casa sereno. E siccome non credo che possiamo essere meno di, cioè con l'andare del tempo i minuti saranno di più nelle gambe, e questo ci aiuterà. Gli altri troveranno sempre un ostico avversario quando ci incontreranno. C'è stato qualche problema nel dopo partita, un po' di nervosismo di troppo? Logico, normale. Logico, dopo aver sprecato tanto è chiaro che ci sta. Altrimenti, se non ci fosse questo nervosismo, direi che ci è scivolato addosso. Non ci è scivolato per niente addosso. Manteniamo la calma, chi la deve mantenere, e guardare al futuro in maniera rosea. Va bene. È una squadra che in trasferta può dare molta soddisfazione, no? La presenza di questo... Hai visto quante volte siamo ripartiti, ragazzi? Cioè, voglio dire, ripeto, questo è nato di quest'anno e... Abbiamo le frecce, adesso se la società riuscirà a colmare, diciamo, questo vuoto davanti lasciato da Arcamone, credo che potremo dire la nostra. Ma è del prete quello di cui... Scusi? Ma è del prete il suo sostituto? No, guardi, non posso dirle chi è il sostituto, ma... auguro, però questa è una domanda che dovete fare alla società. Come mister, vi dico che è comunque la società sta operando in questo senso. Per mercoledì col Brindisi come possiamo gestirci? Ho sbagliato, pensavo che era mercoledì l'altro. Quindi, intanto vediamo di affrontare questa partita che viene contro una squadra che mi sembra appareggiata a Taranto, quindi in un campo grande dove, ripeto, sarà un campionato di molto molto difficile, dove noi comunque abbiamo la sensazione di poter affrontare tutte le gare, anche contro le ammiraglie devono vedere anche loro cosa devono fare, quindi, appareggiato a 0-0, ripeto, non c'è niente di facile. Poi la prima, per esperienza, è una partita veramente balorda. Avremmo gradito farlo fuori casa perché le aspettative sono tante. Noi non credo di aver deluso le aspettative, se il pubblico divertirsi e applaudire. Vogliamo a più presto raggiungere questa salvezza, e se passa attraverso delle belle giocate sicuramente dimenticheremo il passato il passato che ci ha tenuti un po' troppo in apprensione fino alla fine. Sì, perché diciamo a livello di equilibrio in generale, no? Tutto sommato rispetto alla prima gara ufficiale con il Bordaglio sono stati fatti passa male. È quello che appunto sottolineavo, bisogna lavorare. Non bisogna chinare il capo, usciamo a testa alta e dobbiamo essere più bravi, più attenti.